Che cosa è una pietra calendario e quali sono le caratteristiche che emergono immediatamente ad un primo sopralluogo? Si tratta di una lastra di pietra prettamente arenaria, quasi sempre fiscenometrico, dove si è fatto un foro e questo foro è orientato astronomicamente con un'alba o estate o inverno. La cosa importante è che coincida l'azimuth con l'altezza, perché mentre il mare è l'orizzonte zero, quindi è piatto, qua per far coincidere, quindi coincide sempre, qua per far coincidere l'altezza con l'azimuth in base all'altezza geografica devono stabilire un punto preciso dove si incrocia, e questo è uno dei primi punti fondamentali per stabilire se si tratta o meno di una pietra orientata astronomicamente. E se non fosse invece questo tipo di opera, che cosa potrebbe essere? Potrebbe ad esempio essere una corrosione degli agenti atmosferici? Può anche darsi, però se non ci sarebbe questa corrispondenza tra altezza e azimuth, o c'è l'altezza o c'è l'azimuth, e qua c'è un incrocio perfettamente a 120 gradi in azimuth con l'altezza geografica, l'orizzonte geografico. Quindi lei escluderebbe un'opera della natura, agenti atmosferici? Intanto possiamo dire benissimo che tutta l'area è antropizzata, perché ci sono le tombe Grotticella, ci sono i materiali castellucciani, quindi del periodo. L'unica cosa che ancora dobbiamo stabilire è l'antropizzazione del monumento. In questa fase non abbiamo visto, anche perché c'è molta erosione, però ora riguardando un po' le foto abbiamo visto che il fiscenometrico, questo affioramento che è in strati verticali davanti al foro, presenta un taglio orizzontale che non può essere naturale. Quindi questa è una prima ipotesi che ci fa pensare che sia stato fatto dall'uomo. Però vogliamo principalmente una consulenza geologica che ci dica che quel taglio orizzontale è stato fatto dall'uomo e non può essere dalla natura. Questa conferenza stampa è stata indetta proprio per comunicare alla nostra collettività l'inizio di uno studio, che è quello che è stato rilevato nel nostro territorio, un orificio, un buco, un orifizio, che è orientato verso est, quindi ben preciso, dove sotto questo orifizio c'è un blocco che probabilmente è un menhir. Ora, dire determinati discorsi che si sono fatti in città in questi giorni mi sembrano un po' esagerati, però sicuramente è un inizio di un procedimento che è volto alla promozione di questo territorio. Ora, fra qualche lasso di tempo, di studio che noi faremo, che faranno, perché noi siamo un museo solo volto alla promozione, questo lo ribadisco, si arriveranno a delle conclusioni, possiamo avere delle certezze, sia in positivo come in negativo.